Passano le settimane, ma non si smuove la classifica della Virtus Viareggio, ancora ferma a 0 punti dopo 6 giornate. Buon pomeriggio, amici di Palla al Centro e di 50 News Versile, e benvenuti allo stadio Angelo Del Freu, dove oggi arriva il Castel Fiorentino nella 7ª giornata del girone A di Eccellenza Toscana. Eccolo il fischio d'inizio. Non tocca Maiore, ma attenzione, recupera palla la Virtus con Tarai che va al tiro al lato. Bedini sul secondo palo, palla che rimane in mezzo. Attenzione, cross in mezzo, non allontana la difesa della Virtus e c'è l'occasione per Nidiaci. Ceccarini, Ceccarini ha spazio, può saltare Pellegrini, c'è calcio di rigore per la Virtus. Dicevamo, Virtus che segna per ora solo sul rigore, intanto ne ha uno, vedremo se sarà Tarai o Battaglia. Battaglia contro Chiarugi. Fischia l'arbitro, parte Battaglia e l'angolino non può nulla. Chiarugi però, Bedini che può tirare, questo tiro però è debole, e però sbaglia di nuovo Bartoli. Allora Pecchioli, Pecchioli può andare al tiro, va Pecchioli e c'è il pareggio del Castel Fiorentino con un gran gol di Pecchioli, che ha avuto però forse troppo spazio per andare al tiro, non ha perdonato la difesa. Attenzione però, la recupera palla qui il Castel Fiorentino, va in mezzo per un attimo Pellegri, Nordson prendeva Tonelli, va in mezzo dove c'è Pecchioli, attenzione Pecchioli difende palla ma non riesce, manda alto da limite dell'area, Evani mette in mezzo per un pelo, non sorprende Chiarugi. Virtus Viareggio Castel Fiorentino, risultato momentaneo è di 1 pari, vantaggio di Battaglia su rigore. Si inizia intanto il pareggio con un gran gol di Pecchioli. Il pallone, lancio lungo per Bartoli, per Tarai, posizione regolare, ignora Ceccarini, tutto solo dall'altra parte, ancora per Pecchioli, limite dell'area, prova a entrare dentro, attenzione Pecchioli entra in area, Pecchioli in mezzo per Zizzari e c'è il gol del vantaggio perché è tutto regolare, proteste della Virtus ma la sblocca, anzi raddoppia la Castel Fiorentino con Zizzari. Pecchioli, ancora lui, Pecchioli va al tiro, questa volta è alto, ancora Medini, grande passaggio per Benassi in mezzo, deviazione decisiva di Bagnoli, ho visto il suo passaggio, attenzione però recupera palla qua Fascioli e poi Pecchioli che allarga per Anichini, Anichini e c'è il tris del Castel Fiorentino. Un gol pesantissimo, complice anche forse qua una volta il portiere, poteva sicuramente far meglio perché è stato questi minuti finali per cercare di riacciuffarla. Bedini può andare al tiro, perfetto Bedini, palla però ampiamente al lato, ma il cross basso, palla rimane lì in qualche modo, il palla ed eccolo il triplice fischio, finisce così Virtus Viareggio 1 Castel Fiorentino 3, altra sconfitta per la Virtus, purtroppo la nona